rumore di una squadra che sta per partire per una trasferta importante. Andiamo a giocare contro il Livorno, che è un'ottima squadra, anche se viene sia in un momento di difficoltà, però guai a noi a pensare di trovare una squadra in difficoltà, ma soprattutto dobbiamo pensare che di fronte abbiamo una squadra ben attrezzata e quindi che ci sarà una partita durissima, difficile, ma andremo a fare la nostra partita come sempre. Umore personale di Aversa su questo momento del lanciano, dopo questa vittoria importantissima, lanciano in corsa comunque per qualsiasi obiettivo, primo tra quello della salvezza. Sull'obiettivo non voglio Ne neanche parlerò con te. tornarci perché, ripeto, non cambia assolutamente niente. L'umore dopo la partita, chiaramente ero contento, però come ho già detto in passato, come bisogna cancellare le sconfitte o magari delle prestazioni negative, bisogna anche dimenticare subito le vittorie, perché comunque bisogna comunque aver fame, comunque bisogna avere quella voglia di continuare a fare i risultati, di non accontentarci. È stato inserito da Aversa, il quotidiano della Gazzetta dello Sport, come uno degli allenatori emergenti più promettenti del panorama della Serie B. Questo gratifica o rimane indifferente? No, no, è chiaro, siamo in pochissimi, quindi da parte le battute è chiaro che i complimenti fanno sempre piacere, però io penso che la fortuna di un allenatore è sempre il collettivo della squadra con cui ha la possibilità di lavorare. Io di questo mi sono sempre ritenuto fortunato perché a prescindere dai risultati comunque è una squadra che mi segue, è una squadra che fa tutto quello che l'allenatore chiede, lo sapete, cioè, la maggior parte dei giocatori ha condiviso lo spogliatoio con me, quindi sono partito avvantaggiato rispetto agli altri e mi sono dovuto preoccupare solo della parte tattica e di altre cose che con il mio staff, quindi è merito soprattutto loro, ecco. Panucci non ha avuto questa fortuna. Ma lui è subentrato, quindi è difficile, ma non conoscendo le situazioni sicuramente è difficile dare dei giudizi, però sicuramente il fatto che lui sia subentrato vuol dire che qualche problemina lì c'era e sicuramente non ha avuto la mia stessa fortuna nel senso di avere parlo del mio perché ripeto, non per commentare il Livorno. E io sicuramente sono stato fortunato a partire con un gruppo di ragazzi dal primo giorno che, ripeto, seguono a prescindere dall'allenatore. Personalmente mi conoscete? Sì, abbiamo fatto il corso di seconda insieme, poi ho avuto la fortuna di allenarmi con la prima squadra quando lui giocava nel Milan, io facevo parte del settore giovanile, quindi è sempre stato un ragazzo eccezionale perché lui era uno dei più giovani, quindi con noi del settore giovanile era uno di quelli che si comportava più a livello umano, ecco. Ma io ripeto, non abbiamo la presunzione di andare a giocare a Livorno consapevoli del fatto che la partita sia facile, non ce lo possiamo assolutamente permettere. Anche perché analizzando la partita col Bologna devo dire che i primi 20-30 minuti hanno giocato molto meglio, ma la caratura dei giocatori è indiscutibile. Poi a volte sono piccoli episodi che magari la partita la fanno andare in un senso o in un altro, però ripeto, col Bologna sicuramente non demeritavano la sconfitta, non meritavano la sconfitta, e ripeto, ci sono giocatori forti, a prescindere dalle due squalifiche di vantaggiata Jelinic, ma ci saranno altri giocatori come Galabinov, che è nel giro della nazionale, gente come Luci, come Appelt, come Emerson. Sicuramente giocatori che fino all'anno scorso giocavano in Serie A, quindi sicuramente sulla carta è una squadra più forte della nostra, però mi auguro che il campo dica qualcosa di diverso. A proposito dei giocatori che ci sono, i nostri, ma Oggi, vabbè, Turchi non si è allenato, Amenta non si è allenato e Alberto hanno giocato oggi pomeriggio, ha fatto 70 minuti.
non si sono qualificati, e Gaetano Monachello, la partita è stasera, però lui è partito in condizioni non ottimali, quindi non capisco il motivo per cui il ragazzo non sia ancora rientrato in sede. Non lo sappiamo, sono 2 giorni che ha fatto differenziato, quindi non so la formazione che fa l'allenatore, non so se è disponibile o meno, però sono certo che il ragazzo è partito zoppicando, perché se uno va ad analizzare anche la partita in quei minuti che è entrato, alla fine non ce la faceva manco più a correre, però ripeto, mi aspettavo che sarebbe rientrato subito, ma invece non è ancora rientrato. Alberto ha fatto circa 70 minuti oggi e sono stati eliminati, però oggi ha fatto 70 minuti, quindi tra i viaggi e cose. Arrivano tutte e due a Livorno, d'altronde. Sì, questa è la situazione. Fabrizio deve fare ancora degli accertamenti, ci auguriamo che non sia niente di grave, deve fare un accertamento in più, però. Si presuppone che non sia una cosa grave come l'altra volta, quindi ci auguriamo con questo ulteriore esame che si confermi, ecco, questo, che non sia nulla di grave, però bisogna aspettare un ulteriore accertamento. Ma da qui a giovedì dei cambiamenti ci possono essere. Antonio Piccolo si è allenato e poi le valutazioni fino all'ultimo, e rientra Bacinovic dalla squalifica, vediamo. Su ragazzi di sinistro promossi a più livelli ci si potrà contare? Sì, io penso che la a prescindere che Elio sia uscito non significa niente, penso che quando ha giocato quell'arco di tempo che ha giocato bene, e ripeto, ho fatto i complimenti di più a Davide perché è subentrato a freddo, quindi entrare subito in una partita, anche se non era di ritmi elevati, però di una grande importanza per l'importanza dei punti, quindi ha ben figurato e sono contento perché comunque c'è stato anche il risultato, a differenza delle altre partite, magari dove comunque la prestazione della squadra era stata ottimale, però il risultato non era stato favorevole per noi. Lo spirito di questa squadra potrebbe essere quello di Andrea Poldi, che sta crescendo in modo esponenziale, soprattutto in personalità. Il ragazzo che ha maturato tantissimo, pur non giocando sempre. Ma io penso che per l'età che ha, è uno di quelli che ha giocato, molto, veniva dal campionato di Lega Pro. E devo dire che è migliorato tanto, perché comunque lui l'anno scorso spesso e volentieri è stato utilizzato in un modulo a 5, quindi passare l'ulteriore passaggio di categoria e anche comunque il ruolo della difesa a 4 è abbastanza diverso, però sì, è cresciuto, ma come penso siano cresciuti rispetto all'anno scorso anche altri, perché se vado ad analizzare un po' le prestazioni anche degli attaccanti, ma di tutti, per Antonio Aquilanti, ma Non faccio i nomi perché dovrei elencarli tutti, però penso che ci sia stato un miglioramento, ma ripeto, questo è solo per il fatto che magari loro mentalmente si sono predisposti sin dall'inizio e quindi è solo merito loro. Ma quando si parte io non firmo mai per un pareggio, perché quando uno parte cerca sempre di fare il massimo. È chiaro che abbiamo la possibilità di giocare per un doppio risultato, considerando il fatto che magari all'andata abbiamo vinto, considerando il fatto che comunque significa muovere la classifica, a prescindere l'obiettivo, comunque muovere la classifica è sempre importante. Non ci metto la firma prima della partita, ma non è un risultato assolutamente da buttare via. Ma io penso che li possa fare tranquillamente tutte e due. Lui in passato, in un'intervista vostra, aveva esplicitato il fatto che preferisce fare il terzino, però io penso che quando uno gioca dall'inizio è giusto che fa qualsiasi ruolo. Lui è uno di quelli che dà la disponibilità in tutti i ruoli, è una
cosa positiva per lui e soprattutto una cosa positiva per l'allenatore, dove può contare su un giocatore per due o più ruoli, perché secondo me è il ruolo che può anche fare una difesa a tre, può fare tranquillamente anche il centrale una difesa a tre, quindi sono contento di avere dei giocatori che si possono adattare sia nei momenti di difficoltà ma anche durante una prestazione, durante la partita, però devo dire che con questa difesa si è ben comportata, quindi qualcosa di importante c'è nella loro qualità.